that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space. In my head it was empty, but I know that I want to be where you are. I was denied. I had spent those years, did not recognize the person that's inside. Ciao a tutti, siamo qua alla Panetti di Torino, partita dei Coin Gators che perdono dopo una rimonta incredibile del CUS, 64-62. Qua Scott per analizzare un attimo la partita. Noi siamo partiti molto molto bene col primo quarto in cui sembravamo veramente di un'altra categoria quasi, perché abbiamo fatto un parziale 16-2 per poi andare pian pianino e siamo rimontati. Non siamo riusciti forse a mantenere uno la calma e due nell'ultimo quarto abbiamo sbagliato di tutto di più. Sì, abbiamo iniziato molto bene dando molti palloni sotto Nico, che stasera è stato molto bravo e ha segnato praticamente quasi tutto quello che gli passava tra le mani, e poi purtroppo soprattutto negli ultimi due quarti ci siamo un po' spenti. Nell'ultimo quarto abbiamo avuto un blackout pazzesco, abbiamo probabilmente nei primi 6-7 minuti abbiamo fatto due soli punti. E loro sono stati bravi, ci hanno creduto fino in fondo e hanno trovato diversi canestri, soprattutto con il loro numero 28 che è stato molto freddo nei minuti decisivi, e noi purtroppo alla fine abbiamo perso un po' di lucidità, non abbiamo saputo gestire bene i possessi finali, abbiamo sbagliato tanti tiri da sotto e quindi purtroppo non possiamo tornare a casa con i due punti. Qua Sabo capitano, che metti la faccia, perché direi che una sconfitta che fa male, perché forse stiamo un po' perdendo qualche la chimica giusta, delle volte sembriamo fare degli errori un po' troppo banali, non so se questo è dato dalla tensione o qualcosa che non va. No, la chimica c'è sempre, l'unione di squadra c'è sempre, assolutamente. Abbiamo iniziato molto bene sul velluto, facendo bene gli schemi, servendo bene sotto canestro. L'ultimo quarto veramente abbiamo sbagliato di tutto. Ci siamo innervositi nei quarti centrali, abbiamo concesso la rimossa, anche grazie alla rimonta, che grazie a un arbitraggio indecente, forse il peggiore di quest'anno, che chiaramente non toglie nulla alla grandissima vittoria degli avversari, perché hanno giocato molto bene, ci hanno creduto e se l'ha meritata. Se nella scorsa sconfitta contro Beinasco abbiamo avuto un ottimo arbitraggio, questa volta mi sento di dire che è stato un arbitraggio che ha messo nervosismo, e allora noi invece di comportarci da anziani quali siamo e gestire la partita con calma, ci siamo fatti prendere dalla foga e abbiamo sbagliato tanti tiri facili da sotto, sbagliato tiri liberi, e meritiamo la sconfitta e meritiamo che il coach ci punisca pesantemente questa settimana facendoci correre come degli animali. Allora speriamo che gli allenamenti del coach diano i loro frutti e ci vediamo venerdì prossimo in casa con Rivalta, la penultima partita. But I know that I want to be where you are. I was denied. I had spent those years, did not recognize the person that's inside.